Lo stress è un argomento di grande interesse, il mestiere del poliziotto espone a elevati livelli di stress e per quanto gli studi su poliziotti siano pochi, poco numerosi, in realtà tutti quelli che ci sono dicono che gli elevati livelli di stress percepito correlano direttamente con l'aumentata incidenza di alcuni fattori e patologie come la sindrome metabolica, l'obesità, l'ipertensione arteriosa e la dislipidemia. Quindi dobbiamo confrontarci con patologie croniche, invalidanti come quelle cardiologiche, che quindi ci pongono il problema della idoneità al servizio. La dottoressa Berloco non ha bisogno di presentazioni, è la dirigente dell'ufficio sanitario della Questura di Matera, nonché componente della commissione ospedaliera di Bari. E ci parlerà del giudizio di idoneità a tutela della salute dell'operatore. Allora, grazie, grazie a tutti della vostra presenza e grazie a Francesca per le parole, insomma, è stata troppo buona. Allora, io mi occuperò appunto di idoneità, giudizio di idoneità. Intanto definiamo che cos'è l'idoneità al servizio di istituto. È una condizione di efficienza psicofisica che consente l'espletamento di tutte le attività proprie della Polizia di Stato e degli incarichi previsti. Ora, diciamo, il concetto è leggermente diverso, è quello dell'idoneità alla mansione specifica, in cui noi andiamo a verificare l'assenza di condizioni predisponenti o sopraggiunte sulle quali il lavoro possa svolgere azione lesiva. È chiaro che l'idoneità alla mansione specifica presuppone una idoneità al servizio di istituto. Ma a che cosa serve questa verifica? Serve a proteggere il lavoratore dai rischi connessi alla esposizione durante l'attività lavorativa ad agenti chimici, ad agenti fisici, biologici, a fattori di rischio psicosociale, come per esempio lo stress lavoro correlato. Si tratta di provvedimenti rilasciati alla stessa persona, ma che hanno finalità diverse da figure professionali che non sempre coincidono. L'idoneità alla mansione è per esempio appannaggio del medico competente, l'idoneità al servizio di istituto invece è appannaggio del medico della polizia, che può anche coincidere con il medico competente, ma non necessariamente, e della commissione appunto medico ospedaliera della nostra appunto CMO. Allora, per l'idoneità al servizio di istituto, ci sono diversi step. Noi possiamo avere un'idoneità assoluta quando appunto quella condizione di efficienza psicofisica, diciamo, è al top. Oppure possiamo avere una temporanea non idoneità, una permanente non idoneità in forma parziale, una permanente ed assoluta non idoneità, una inabilità a qualsiasi attività lavorativa. Questo è un esempio di idoneità assoluta al servizio. È un estratto di un processo verbale di un poliziotto, il quale si tratta di un giudizio di idoneità che è stato emesso l'11 aprile 2022, il quale un anno prima, circa un anno prima, si era rivolto a pronto soccorso perché aveva avuto sintomi compatibili chiaramente con un'angina da scopo, per cui era stato immediatamente sottoposto ad una coronarografia che aveva dimostrato una coronaropatia ostruttiva monovasale trattata subito con la rivascolarizzazione percutanea con l'impianto di due stent su IVA prossimale media. Allora, probabilmente in passato questo poliziotto sarebbe stato riformato. Invece l'abbiamo osservato, è stato diciamo un anno in malattia, malattia che è stata data dapprima dal medico, diciamo, di sala medica. Poi è stato appunto avviato alla CMO, quindi l'abbiamo osservato nell'arco più o meno di un anno, perché generalmente nell'arco di quest'anno, insomma, di un anno, loro fanno la doppia terapia antiaggregante, per cui questo è un elemento che diciamo collide con una idoneità al servizio di istituto, e l'abbiamo osservato anche valutando diciamo tutti gli esami, gli accertamenti cui il dipendente si sottoponeva, secondo insomma quelle che erano le linee guida di riferimento, e quindi al termine di questo periodo l'abbiamo giudicato idoneo. Infatti abbiamo scritto: allo stato attuale, in completa assenza di segni di ischemia e di aritmie inducibili dopo stress test, di altri apprezzabili fattori di rischio clinico e con un'evidenza di buona funzionalità miocardica del ventricolo sinistro.
È chiaro che poi abbiamo dovuto anche diciamo, motivare questo giudizio e abbiamo poi anche inserito nelle note del processo verbale delle raccomandazioni per i colleghi della sala medica territorialmente competenti che diciamo, in questo modo è come se ci fosse diciamo, un passaggio di consegne e quindi il dipendente non viene mai abbandonato ma comincia una seconda fase che è quella del monitoraggio clinico della sorveglianza appunto sanitaria, per cui il medico di sala medica ha diciamo, il compito di verificare nel tempo i risultati di questi controlli sanitari periodici di follow up, sempre questo a tutela chiaramente dell'operatore ma anche a tutela della collettività. E abbiamo anche accontentato il dipendente che voleva assolutamente rientrare in servizio, era un poliziotto che faceva servizio all'ufficio immigrazione, che fa servizio all'ufficio immigrazione e che quindi voleva ritornare il prima possibile insomma nella sua sede di servizio. E poi abbiamo anche posto un'altra indicazione, diciamo, per il medico competente, qualora il dipendente fosse appunto sottoposto alla sorveglianza sanitaria ex DPR 81/2008. E questo è appunto un esempio di idoneità assoluta, nonostante il dipendente abbia sofferto appunto di una patologia cardiovascolare importante. Invece per temporanea non idoneità, quando noi adottiamo questo giudizio? Quando il poliziotto si trova in malattia, in convalescenza o ancora non è guarito o ancora non ha recuperato quell'efficienza psicofisica di cui parlavamo prima, appunto necessaria per l'espletamento dell'incarico ricoperto. È un giudizio che viene emesso dal medico della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici sanitari e dalla CNO. Il caso precedente, diciamo nell'arco di quell'anno, noi abbiamo emesso provvedimenti di temporanea non idoneità. Il giudizio quando viene espresso? Viene espresso al termine della visita medica diretta effettuata presso le sale mediche, che può essere richiesta direttamente dal dipendente, ovvero dal datore di lavoro, in relazione a specifiche circostanze adeguatamente motivate, anche durante le visite fiscali, durante le visite di controllo domiciliare, in caso di malattia appunto dell'operatore di polizia, oppure, e questo è un momento veramente importante, visionando le certificazioni di malattia rilasciate dal medico curante o da strutture sanitarie o ancora durante una visita in commissione per la discussione della dipendenza da causa di servizio. Perché è importante, ho sottolineato che è importante il momento della visione delle certificazioni rilasciate da altri medici? Perché in quel momento noi possiamo adottare anche dei provvedimenti importanti. Se ci accorgiamo che la diagnosi, perché i poliziotti hanno l'obbligo di certificare la malattia con la diagnosi, perché possiamo renderci conto che siamo di fronte ad una patologia neuropsichiatrica, per cui dobbiamo adottare provvedimenti diciamo estivi, quali per esempio il ritiro dell'armamento individuale. Questo sempre nell'interesse del dipendente e della collettività. Ieri si parlava di suicidi e di come rispetto diciamo, allo standard diciamo così, nazionale della popolazione generale, da noi i tentati suicidi forse non ce ne sono perché sono tutti suicidi, è chiaro, abbiamo un'arma a disposizione per cui è più facile che questo accada e quindi anche in tal senso diciamo, i nostri provvedimenti. Per arrivare poi alla permanente non idoneità in forma parziale e qui dobbiamo diciamo, soffermarci su quello che l'articolo 5 del decreto legislativo del 27 dicembre 2019 numero 172, perché prima di questa data, prima di febbraio 2020, quando appunto il decreto è diventato, diciamo così, l'abbiamo potuto applicare, prima si poteva diciamo, subire un provvedimento di permanente non idoneità in forma parziale soltanto se quell'invalidità derivava da menomazioni occorse in servizio o conseguenza di fatti appunto occorsi in servizio oppure conseguenze all'attività esercitata dal poliziotto stesso durante appunto il servizio. E invece questo articolo rivoluziona un po'
tutta la questione, quindi estende il giudizio medico legale di permanente non idoneità in forma parziale anche a poliziotti la cui validità appunto deriva da patologie non dipendenti da causa di servizio. E questa è stata per noi medici della polizia, ma soprattutto medici componenti della CMO, una manna dal cielo, perché insomma ci ha risolto una serie di problemi e li ha risolti anche ai poliziotti. Allora, che cosa prevede la norma? Prevede per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che abbia riportato una invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti chiaramente l'inidoneità assoluta ai compiti di istituto, la possibilità di essere a domanda o d'ufficio e per esigenze di servizio utilizzato in servizi di istituto tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato. Quindi il poliziotto può rimanere nel proprio ruolo, e questo è fondamentale per i poliziotti, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta. Oppure, in mancanza di questo, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli, quindi il transito verso i ruoli tecnici, ovvero domanda in quelle di altre amministrazioni dello Stato, quindi ruoli civili, sempre che l'infermità accertata ne consenta un ulteriore impiego. Quindi da questo si evince che c'è una tutela estrema per l'operatore. L'operatore non cambierà il profilo giuridico, nel senso che ancora riceverà lo stesso trattamento economico, avrà l'obbligo della divisa, questa divisa che insomma i poliziotti portano con grande orgoglio e onore, e ancora hanno l'obbligo anche di custodire l'armamento individuale. E questo è un esempio, anche questo è un altro giudizio di permanente non idoneità in forma parziale che abbiamo preso nei confronti di un poliziotto in servizio presso l'RPC, il quale a un certo punto si fa una insomma insufficienza renale di grado lieve all'inizio per una patologia renale autoimmunitaria. Questa insufficienza renale cronica diventa poi di grado severo, per cui viene sottoposto al trapianto renale da donatore cadavere. Anche lui è stato seguito per un po' insomma dai medici della sala medica dell'ufficio sanitario competente chiaramente territorialmente, e poi è stato diciamo inviato alla nostra osservazione. Anche noi l'abbiamo tenuto in osservazione per il periodo massimo di aspettativa, l'abbiamo seguito nel tempo, abbiamo sempre visionato gli accertamenti, tutti gli esiti degli esami che lui faceva chiaramente insomma come follow up da linee guida, e dopodiché anche lui voleva rientrare in servizio e noi abbiamo appunto diciamo abbiamo preso questo provvedimento, abbiamo deciso di riformarlo, e in questo caso noi dobbiamo sempre indicare i servizi, diciamo la compatibilità con i determinati servizi, e poi secondo diciture standardizzate dobbiamo anche indicare le controindicazioni, e infatti abbiamo scritto che è compatibile l'impiego in mansioni e servizi di carattere tecnico-amministrativo, è permanentemente controindicato invece l'impiego in attività operative e addestrative, l'impegno adeguato, impegno fisico e così via. E poi le solite raccomandazioni che sono sempre utili. Per cui anche in questo caso noi diciamo prima del 2020 non avremmo potuto prendere questo giudizio, perché si tratta di una patologia che non è dipendente da causa di servizio, e quindi lì avremmo dovuto procedere o per il transito nei ruoli tecnici o addirittura per una riforma assoluta. Quindi in questo caso noi abbiamo, come si dice, salvato capre e cavoli, nel senso che abbiamo permesso all'operatore di polizia di poter rientrare in servizio, di poter rientrare mantenendo diciamo le stesse competenze e quindi nello stesso ruolo, e abbiamo anche fornito diciamo e lasciato all'amministrazione diciamo queste professionalità che sono sempre preziose, soprattutto in questo momento storico, perché gli organici, lo sappiamo tutti, si stanno assottigliando per via dei pensionamenti, ma anche perché le procedure di arruolamento si sono molto rallentate a causa della pandemia. E poi abbiamo la permanente ed assoluta non idoneità. Quando quella integrità psicofisica non può essere assolutamente garantita, si arriva a questo giudizio. E quando si arriva a questo giudizio? Per tutte quelle menomazioni
che portano, diciamo, ad una invalidità ascrivibile o singolarmente o per cumulo alle prime quattro categorie della tabella A del DPR numero 834 del 1981. Vi ho elencato quelle che sono le patologie più frequenti, che più frequentemente ci capitano, quindi che capitano alla nostra osservazione, che sono le affezioni cardiovascolari, gravi di invalidanti postumi di traumatismi, le patologie oncologiche diffusive e così via. Ma anche indipendentemente dalla ascrivibilità a una di quelle categorie, anche e quindi dal grado, indipendentemente dal grado di invalidità, anche patologie che non sono compatibili con il servizio come le patologie neuropsichiatriche. Ora, una osservazione è importante da fare è che nel momento in cui noi ci troviamo, per esempio, a dover discutere di patologie dipendenti da causa di servizio, molto spesso c'è una sovrastima di questa ridotta integrità psicofisica, soprattutto quando noi andiamo a fare una mera sommatoria delle categorie a cui sono ascritte singolarmente le menomazioni, e quindi questo molto spesso ci porta, per esempio, ad una quarta categoria. Ma in realtà, se noi prendessimo quelle singole patologie, quelle patologie singolarmente, queste hanno una limitata incidenza funzionale su quella integrità, e quindi sarebbe opportuno, quando per esempio ci troviamo a dover discutere della dipendenza di causa da servizio, sarebbe utile e auspicabile sottoporre il dipendente, quindi richiedere accertamenti recenti, perché il mio presidente sa, noi non certamente ai fini di equo indennizzo, ma tante volte, per esempio, nel calcolo della pensione privilegiata, rivediamo le patologie, e una patologia che era stata riconosciuta con un'ottava categoria diventa una B, e questo cambia poi il giudizio di idoneità, per cui sarebbe auspicabile, appunto, rivedere nel momento in cui si deve esprimere un giudizio di idoneità, di permanente assoluta non idoneità, rivedere appunto la scrivibilità di quelle patologie, non tanto ai fini di equo indennizzo che stato già appunto percepito, quanto per esprimere un giudizio di idoneità che sia il più congruo possibile. E poi l'ultimo step è l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa. L'operatore di polizia comunque è tutelato, perché fa domanda di 335, ai sensi della 335 del 1995, per cui non perde tutti i benefici economici. Altra cosa invece, come dicevo prima, è l'idoneità alla funzione specifica. Alla base di questo giudizio c'è la necessità di proteggere il lavoratore dai possibili danni alla salute derivanti dall'attività effettivamente svolta. Quindi, in caso di riscontro di condizioni fisiopatologiche che potenzialmente confliggono con quelli che sono i rischi propri della mansione effettivamente svolta dall'operatore di polizia, il giudizio di idoneità alla mansione viene modulato dal medico competente, il quale può dare delle chiare indicazioni sull'impiego. E quindi qui abbiamo una serie di modulazioni: idoneità assoluta alla mansione, idoneità con prescrizioni, per esempio il video terminalista, per cui prescriviamo l'obbligo all'uso di lenti durante l'attività lavorativa al video terminale, idoneità con limitazioni, non idoneità che può essere temporanea per una problematica di salute che collide appunto con quella mansione in particolare, o permanente. E nel caso di idoneità alla mansione permanente dobbiamo anche rivedere il giudizio di idoneità al servizio di istituto. Quindi, in definitiva, in base al mutare del quadro clinico presentato dal lavoratore, noi possiamo modulare questo provvedimento e quindi adattarlo allo stesso. In questa tabella un po' le differenze tra l'idoneità al servizio di istituto e alla mansione. L'idoneità alla mansione ha finalità preventive, invece l'idoneità al servizio di istituto non ha finalità preventive e ci fotografa la condizione sanitaria di quel momento dell'operatore. L'idoneità alla mansione ha una connotazione clinica, viene costantemente aggiornata dai progressi della medicina, tiene conto chiaramente anche della capacità terapeutica di modificare il decorso della patologia e soprattutto non modifica lo stato giuridico del lavoratore. L'idoneità al servizio invece di istituto tiene conto spesso di valutazioni di aggravamento di patologie dipendenti da causa di servizio e ne stabilisce la compatibilità con il servizio. Quindi,
si delineano una serie di idoneità che si stratificano al di sopra dell'idoneità ai compiti dell'istituto, che viene considerata quindi come l'elemento minimo al di sotto del quale viene meno lo status di poliziotto. Concludo dicendo che la medicina legale è in continua evoluzione, per cui le conoscenze fisiopatologiche, le novità diagnostiche e terapeutiche, gli effettivi ambiti di impiego del personale devono continuamente modificare i criteri di giudizio medico legale in modo che si possa arrivare ad un provvedimento che sia realmente cucito all'effettivo impiego dell'operatore di polizia, senza prescindere chiaramente dal mantenimento dei requisiti minimi propri dello status di poliziotto. Vi ringrazio e vi saluto.